Buonasera a tutti. Allora, datemi un feedback in chat se sentite la mia voce, vedete soprattutto il monitor. Ok, dovrebbe essere tutto a posto. Ok, iniziamo. Mi raccomando però prendere sempre visione del disclaimer e soprattutto dell'avvertenza sul rischio in quanto i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdere il denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 61% dei conti dei clienti al dettaglio di TIPMIL Europe LTD perde denaro facendo trading con i CFD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, questa sera ci riproviamo, dico ci riproviamo perché questo è un webinar che avevamo programmato insieme a Fedele, che saluto, ciao Fedele. Ciao Giuseppe, ciao a tutti. Avevamo programmato il 30 di novembre, però purtroppo per un problema tecnico non è stato possibile effettuare, quindi questa sera riproviamo con il webinar, sperando che vada tutto bene, credo di sì, abbiamo fatto delle prove prima della diretta, e parleremo del Pyramid Grid per MT5. È il secondo webinar dedicato a questo strumento per MT5, magari molti di voi lo conoscono in versione MT4, e appunto con Fedele abbiamo creato questa versione di questo expert semi-automatizzato, e stasera spiegheremo un po' di cose, cercando di essere un po' più interattivi, perché nel primo webinar, che poi Fedele vi darà il link di riferimento dove andarvi a rivedere un po' appunto il primo evento, abbiamo spiegato un po' quelle che sono le funzioni del Pyramid Grid, quindi tutte le variabili esterne e quant'altro. Non ci ritorneremo questa sera perché altrimenti sarebbe un po' troppo magari noioso, quindi cerchiamo di vedere un po' sul campo come funziona questo strumento. Però, come sapete, prima di iniziare c'è la presentazione del broker che rappresento, che è TIPMIL, in versione TIPMIL Europe, quindi regolamentato dalla SAISEC e registrato presso la Consob, con fondi segregati separati dalla società assicurati fino a 20.000 euro. TIPMIL, il gruppo TIPMIL, è un broker non dealing desk, il che significa che il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider con una velocità di esecuzione ultra rapida, in media 0,2 secondi, grazie agli oltre 10 server sparsi per il globo. Gli spread partono da zero con le commissioni tra le più basse del mercato, non ci sono commissioni sugli indici e sono disponibili i microlotti sia sugli indici americani che sul DAX. Con TIPMIL non avrete mai un requote e potete utilizzare tutte le strategie che ritenete più opportune, come scalping, arbitraggio, eccetera. Non ci sono costi né sui depositi né tantomeno sui prelievi. Questa schermata l'ho presa direttamente dal sito della Consob, che ha una sezione dedicata alle imprese di investimento senza succursale, come appunto TIPMIL Europe, e il numero di iscrizione è il 4310. Quindi, se andate sul sito della Consob, trovate questa, diciamo appunto, questa sezione con il nome di TIPMIL. Tipologie di conti su lato Forex e CFD. Abbiamo due conti con spread molto bassi, quindi a partire da zero, con commissioni altrettanto basse, che sono il conto Pro e il conto VIP, e poi c'è il conto Classic, che non ha commissioni ma gli spread un po' più alti, che partono da 1,6. Inoltre, da ormai diversi mesi abbiamo anche i conti Futures con la CQG, che potete provare per un periodo di circa 2 settimane in versione demo, e se invece avete già una vostra piattaforma, quindi magari avete una membership attiva con Multichart, TradingView, SierraChart, Bookmap, quindi avete già una, diciamo, una piattaforma che avete pagato, potete eventualmente decidere di agganciare il nostro flusso dati, perché quelli si pagano a parte la piattaforma, e quindi potete poi decidere di negoziare attraverso le commissioni, che sono molto vantaggiose, relative ai futures, con appunto le connessioni API a pochi dollari al mese. Sono circa 10 dollari al mese per poter avere poi appunto la connessione. A quello va aggiunto il costo del
nei vari livelli del book, però se scegliete soltanto il miglior bid e ask, vi dico già che sono costi molto abbordabili, parliamo di 2-3 dollari al mese per avere appunto il flusso dati direttamente dai mercati, come dalle borse come il CME e quant'altro. Tornando invece sul discorso di CFD, questa è una sezione di un sito esterno, sicuramente molti di voi lo conosceranno, MyFXBook, che va a raggruppare un po' quelle che è l'offerta e i vari broker. Noterete come per la maggior parte del tempo Tikmill abbia gli spread e le commissioni più basse rispetto ad altri competitor. E chiudo la presentazione relativa al broker con questa tabella, dove vi mostro un po' quelle che sono le condizioni e le commissioni applicate su un lotto di euro dollaro escluso lo spread. Sul conto pro parliamo di 4 euro run turn, quindi apertura e chiusura, sul conto VIP addirittura 2 euro, quindi rispetto agli altri broker che ho visto applicano una media di circa 6 euro, si ha un risparmio con il conto pro del 30% e con il conto VIP di oltre il 60%, quindi sono comunque dei costi che andate a risparmiare. Allora, Fiore mi dice che non si vede nulla, vi prego di confermarmi se è solo un problema di Fiore oppure sono io che ho un problema, spero di no. Fedele, tu vedi il mio monitor, giusto? Io lo vedo. Ok, nessun problema. Ok, allora mi scrivo anche Giuseppe. Fiore magari controlla appunto le tue impostazioni. Allora, io adesso ti passo il video, Fedele, lo schermo. Eccolo qui. Interrompi condivisione. Condivido? Sì. Speriamo che non ci sono intoppi. Vedete lo schermo? Sì. Ok. Beh, innanzitutto buonasera Giuseppe, buonasera a tutte le persone collegate. Per chi non mi conosce, mi presento, mi chiamo Fedele Capodieci, sono un trader e un programmatore MQL4 e MQL5. Seguo i mercati da circa 5 anni. E posso dire ancora di stare imparando, quindi sperando, soprattutto quando vedo gente molto preparata, capisco che ho ancora molta strada da percorrere. Per cercare di migliorare il mio trading, ma soprattutto sul lato emotivo, ho deciso di programmare indicatori ed expert che mi potessero aiutare in questo, tra cui quello che andremo a vedere questa sera insieme a Giuseppe e a tutti voi. Inizialmente sono partito col renderlo il più fedele possibile a quello programmato da Salvatore Labriola per l'M24. In seguito ho cercato comunque di creare, aggiungendo alcune funzioni che potessero migliorare, stando anche un po' al mio trading, l'operatività. Questa sera cercherò di rendere la presentazione un pochino più operativa con applicazioni pratiche. Mi sono reso conto, rivedendo il precedente webinar, che è risultato essere un pochino, come ha detto giustamente in precedenza Giuseppe, un po' pesante, forse anche un po' noioso. Prima però di incominciare, direi di passare tramite la presentazione di PowerPoint una rapida carrellata di ciò che può fare l'expert, soprattutto per tutti coloro che non hanno, diciamo, seguito il primo webinar, alla quale comunque poi nel gruppo, nella chat, passerò il link. Questa sera saremo un pochino più sbrigativi per quanto riguarda la spiegazione delle impostazioni dell'expert, in quanto comunque ho redatto per l'appunto un manuale che spero possa essere d'aiuto sia per la comprensione che per l'utilizzo. Al suo interno troverete anche degli esempi di operatività che comunque pian piano cercherò di implementare aggiungendone altre. Infatti il manuale in questione, vediamo se riesco a spostarlo rapidamente, praticamente sono circa 40 pagine di manuale dove spero di riuscire ad aver spiegato tutto nel dettaglio e bene. Poi comunque, nel caso vi siano problemi o dubbi, potete tranquillamente contattarmi e cercherò di esservi d'aiuto in tutto e per tutto. Quindi tu Fedele, hai creato questo manuale dove andiamo un po' a spiegare quelle che sono le varie funzioni dell'expert, quindi è inutile che poi andiamo a
diciamo, a spiegarvi adesso le impostazioni esterne o quant'altro, che tra l'altro abbiamo fatto anche nel primo webinar, quindi ti sei dato da fare perché sono 40 pagine di spiegazione del manuale, non ce l'abbiamo nemmeno. Spaventiamoci, ci sono tanti tante immagini. Non è così. Eh sì, è fatto, vero che è fatto molto bene, quindi serviva, proprio perché comunque le funzioni sono tante e quindi andava fatto un manuale che basta inviare un'email a te personalmente e quindi poi invierai il manuale con annesso ovviamente expert. Sì, sì, anche perché mi sono reso conto che nel precedente webinar probabilmente un po' mi sono incespicato, poi probabilmente è risultato essere abbastanza pesante, magari certe cose non sono neanche tanto chiare nel video, nel webinar, e ho preferito magari con più calma cercare di scrivere questo manuale che penso e spero possa, diciamo, togliere tutti i dubbi del caso. Poi comunque adesso diamo una carrellata veloce di quello che appunto è l'expert, cosa ci permette di fare, poi ovviamente per tutti coloro che saranno interessati a provarlo, tanto l'expert gira sia in demo che in real, quindi non vi è alcun tipo di limite. Nel momento in cui la gente mi dovessero chiedere giustamente l'expert, verrà, diciamo, consegnato un file compresso con all'interno, oltre all'expert, anche il manuale stesso. Ok. Niente, qui praticamente direi innanzitutto di fare una piccola prefazione riguardo appunto una premessa sul Pyramid Grid. Il Pyramid Grid è un expert semi-automatizzato. Una volta agganciato al grafico, se noi gli diamo degli input, cioè esempio apro tre posizioni bile, che sia in standard grid o pyramid o altro ancora, se noi gli diamo queste impostazioni, l'expert giustamente una volta attaccato al grafico non fa nulla, rimane lì a aspettare che gli diciamo noi cosa fare. Ovviamente una volta comunque impostato, l'expert non è che entra subito al mercato, dovrà comunque attendere che si verifichi eventualmente un setup per l'apertura degli eventuali ordini pendenti. Gli ordini pendenti sono di tipo buy stop e sell stop, e questi ultimi vengono posizionati. In caso di entrate long avremo delle buy stop sopra il massimo del setup rialzista, che comunque è spiegato nel manuale, comunque quello vedremo eventualmente velocemente, più il margin break. In caso di entrata short avremo invece, in questo caso, delle sell stop poste sotto il minimo del setup ribassista, ovviamente meno il margin break. Nelle prossime slide, per l'appunto, andremo a vedere, vedremo più o meno quello che viene spiegato nel manuale, sperando di non aver tralasciato nulla. Poi, comunque, per chi volesse, posso linkare il link del precedente webinar, dove comunque viene spiegato per l'appunto le funzioni delle variabili esterne, così come si attacca al grafico, come si installa per l'appunto l'expert, che comunque viene spiegato comunque nel manuale, e nel caso in cui poi lo andremo ad attaccare nella chat di gruppo il link del video. Poi comunque nel caso in cui aveste nuovamente domande dopo aver visto il video e letto il manuale, rimango comunque diciamo disponibile anche tramite Discord o Telegram o tramite la mia mail, che è questa che vedete qui, mt5.expertindicator@gmail.com. Velocemente, l'expert permette per l'appunto di entrare al mercato attraverso delle logiche di entrata, la possibilità di poter entrare utilizzando tre modalità, che sono la standard grid, la pyramid grid statico e il pyramid grid dinamico. Abbiamo la possibilità di un numero massimo di posizioni apribile, che a differenza della precedente versione ha aumentato fino a un massimo di 50 posizioni buy e 50 posizioni sell, ovviamente come default è 10 e 10. Poi se qualora qualche utente volesse aprire più posizioni, basterà cambiare la variabile all'interno del menu dell'expert. Ci dà anche la possibilità all'expert di scegliere una direzione e quindi poter dare o meno una priorità agli eventuali buy e o sell che si deciderà di voler aprire. Abbiamo anche la possibilità di utilizzare un livello di attivazione. Possiamo anche gestire il rischio, quindi utilizzare uno stop monetario, uno stop in percentuale o uno stop in base alla size, così come anche uno stop sulla volatilità. E abbiamo anche la possibilità di gestire, sempre tramite l'expert, le posizioni, quindi utilizzando un break-even con eventualmente il recupero dello swap se fosse negativo, il trailing stop, i livelli target e la gestione delle posizioni attraverso l'ausilio del pannello info posizioni che vedremo in seguito.
Possiamo anche limitare l'operatività attraverso i filtri orari, utilizzando anche il pulsante standby. Sempre tramite il pannello info posizioni, per l'appunto, possiamo monitorare le posizioni, ovviamente distinte tra ordini pendenti, posizioni gestite e posizioni non gestite. Ovviamente la differenza fra quelle gestite e non gestite è in quanto al fatto che le posizioni gestite vengono per l'appunto attivate e quindi messe a break even o già gestite col trailing stop. Ogni posizione può essere anche chiusa singolarmente, così come gestita in modo, diciamo, singolare. E sempre tramite il pannello info posizione vi è anche un pannello dove c'è l'esposizione netta delle varie singole valute, quindi Audi, CAD, vi dicendo. Abbiamo la possibilità per l'appunto di poter chiudere le posizioni buy e sell al raggiungimento di un target globale, la possibilità di poter chiudere le posizioni su un target di profitto o perdita monetario. Quindi su un numero X di posizioni aperte, che siano buy o sell, possiamo decidere di chiuderle tutte al momento in cui decidiamo di perdere massimo, per ipotesi, 50 euro, oppure al raggiungimento di un profitto di 100 euro, 200 euro. Possiamo anche chiudere tutte le posizioni al raggiungimento di una percentuale sulla volatilità annuale, che viene calcolata comunque su tutte le posizioni attualmente in macchina aperte dall'expert. Abbiamo anche la possibilità di poter chiudere le posizioni se attivando il break-even globale. Possibili utilizzi operativi, possiamo per l'appunto utilizzare la versione classica con ingressi scaglionati rispettando comunque la distanza minima della TR. Questa differisce un po' dalla versione precedente fatta per M24, perché su quella versione c'era, nel momento in cui si andavano a creare vari swing sulla una zona di trading range, si andavano ad aprire molte posizioni in quel punto in base a quante si decidevano di aprirle, ovviamente. Qui invece ho cercato di evitare questo, dettando per l'appunto il limite che debba comunque rispettare la distanza minima, che è comunque quella della TR. Poi abbiamo la possibilità di fare appunto una griglia attraverso un approccio random con il pulsante di direzione che abbiamo visto in precedenza sulla pulsantiera. Poi abbiamo la possibilità di utilizzare una modalità piramide statico dinamico con ingressi preimpostati basati sulla volatilità. Una volta installato ed agganciato l'expert al grafico, si presenterà questa finestra con tutte le variabili praticamente modificabili. Ovviamente adesso cercheremo di guardarle velocemente, ma diciamo che comunque nel manuale è spiegato bene nel dettaglio. Abbiamo le prime due voci che sono in riferimento a che cosa? Nel momento in cui l'expert si attacca al grafico, automaticamente viene, diciamo, creato un livello, un magic number direttamente dall'expert. Però se qualora per un qualsiasi motivo si dovesse spegnere il computer, crashare la piattaforma, oppure accidentalmente dovessimo chiudere la finestra sulla quale era attaccato il grafico, dato che comunque l'expert lavora su quel grafico nello specifico, perché prende riferimento dell'ID del grafico, allora per evitare e sopperire a questo problema, nel momento in cui si creano questi piccoli disguidi, ho cercato, risolto mettendo per l'appunto la possibilità di poter impostare manualmente il magic number, in modo tale che l'expert vada a riconoscere quelle che sono le posizioni aperte in precedenza e li possa poi gestire, proseguire a gestire in tutta tranquillità. Con questa, diciamo, funzione permette anche per l'appunto di poter aprire l'expert su più grafici dello stesso asset e anche dello stesso time frame. Quindi possiamo aprire anche, esempio, su Eurodollaro, entrambi in M5, due expert, uno lo lavoriamo magari in standard grid e l'altro magari in piramidazione. Quindi possiamo gestire sempre sullo stesso asset, modalità di approccio diverse. Poi abbiamo la voce riguardo appunto al massimo di posizioni apribili, come vedete è impostato a 10, ma si può arrivare fino a un massimo di 50 per le buy e 50 per le sell. Abbiamo la possibilità di poter impostare lo spread in point, quindi in funzione allo spread che noi andremo a impostare nel momento in cui, per un innalzamento della volatilità, dovesse essere maggiore a 100, per ipotesi, a 100 point, e nel momento in cui si dovessero presentare dei setup di ingresso, questi non verranno presi in considerazione per via dello spread troppo ampio. Abbiamo il margin break, che, come visto in precedenza, si andrà ad aggiungere, a sottrarre a quelli che sono i setup di ingresso, sia per ingressi e setup rialzisti che per quelli ribassisti. Abbiamo poi una sequenza di 4-5 voci che riguarda appunto la gestione del rischio attraverso appunto il management. Quindi possiamo decidere se
avere una gestione, diciamo, con lattaggio fisso, e quindi in questo caso avremo la voce lot management su false, e quando quest'ultima è su false si andrà a lavorare sul lottaggio fisso. Ma nel momento in cui noi andremo a impostare questa voce in true, andremo ad scegliere se utilizzare il free margin o il rischio assoluto sul denaro. Nel momento in cui, come qui nell'esempio, è impostato il free margin, andremo a utilizzare la percentuale del free margin, che può essere mezzo punto, un punto, o di più o di meno, a seconda di ciò che si ritiene giusto voler rischiare. Nel caso in cui dovessimo decidere di rischiare in funzione al denaro, a quanto vogliamo rischiare, andremo a selezionare, anziché il rischio sul percentuale free margin, andremo a impostare per l'appunto in questa voce rischio sul denaro, e qui dove c'è 10 potremo impostare 10 euro, 50, 100, quello che vogliamo, riteniamo giusto voler rischiare. Poi abbiamo la voce del periodo ATR. Questo serve per calcolare quelle che sono le distanze delle eventuali posizioni che si andranno ad aprire nelle varie modalità, così come anche l'ATR in questione viene anche utilizzato per la gestione del trailing, così come anche per mettere le posizioni stesse in break-even. Quindi in questo momento è impostato a 10, ma l'utente può decidere di impostarlo a 14, a 20, a seconda di cosa preferisce. Nel momento, la voce leggermente in basso, abbiamo lo stop loss sulla base volatilità, e quindi nel momento in cui andremo a imporre numeri negativi, quindi meno 1, meno 2, meno 3, vi dicendo, si andrà a utilizzare l'ATR. Quindi andremo a scegliere il picco, cioè si andrà a individuare il picco massimo degli ultimi due giorni, cioè il giorno in corso più il giorno precedente, e su quest'ultimo verrà calcolato, e usandolo come moltiplicatore, meno 1, meno 2, quindi per 1, per 2, 3, 4 volte come moltiplicatore, si andrà a posizionare al di sotto o al di sopra, a seconda se avremo fatto entrate short o long, quindi al di sopra dei massimi o al di sotto dei minimi dei due giorni in questione. E nel caso in cui invece volessimo decidere di mettere uno stop fisso, quindi in termini di pip, andremo ad inserire numeri positivi. Ovviamente sono in point, quindi nel momento in cui dovessimo decidere di impostare 50 pip, dovremmo mettere 500 point. Poi abbiamo per l'appunto il margin break, questo qua ci serve per l'appunto per nel momento in cui decidiamo e le posizioni potranno essere messe per l'appunto in break even, perché comunque soddisfa i requisiti di quest'ultime, allora automaticamente se noi mettiamo 10 point, un pip, andrà a posizionarsi in caso di buy un pip al di sopra del nostro punto di ingresso. Viceversa, in caso di sell, andrà a posizionare il break-even un pip sotto al nostro punto di ingresso. Ovviamente nel momento in cui invece andremo ad inserire, utilizzare, adottare appunto il trailing, anche qui avremo sia il break-even che il trailing come moltiplicatori, ok, che lavorano sempre comunque sul picco ATR impostato in precedenza. Anche qui, come per la distanza ATR, se le posizioni rispetteranno la distanza minima, quindi l'ATR per il fattore di moltiplicazione, quindi in questo caso 2, se nel momento in cui il prezzo si trovasse al di sopra di una nostra buy due volte l'ATR, queste posizioni verrà messa in primis a break even ed in seguito, man mano che la posizione andrà a nostro favore, verrà attivato, se giustamente scelto di voler utilizzare, il trailing stop. Poi abbiamo sotto la possibilità di poter abilitare o meno i suoni, e le successive 5 voci invece ci permettono di poter impostare quello che sono gli orari di trading. Infatti l'expert permette per l'appunto di poter attivare l'expert nel momento in cui si entra in una finestra, diciamo, temporale, che può essere magari il mercato di Londra, quello americano, oppure magari dalle 8 del mattino fino alle 5 del pomeriggio, fino alle 8, così come anche disattivarlo. Qui basterà attivare, nel momento in cui si decide di utilizzarlo, basterà attivarlo, quindi da false metterlo su true, e poi mettere l'ora d'inizio, i minuti in cui dovrà per appunto incominciare, quindi ore e minuti, così come anche il fine sessione. Poi abbiamo, per terminare, la possibilità di poter ricevere notifiche sia tramite mail che tramite app, MT5 per iPad, Android, iOS in generale, ci permette appunto di ricevere notifiche su questi altri dispositivi. Come detto, una volta per l'appunto attaccato il grafico, si presenterà una pulsante. Fedele, vado più veloce. Se riusciamo, perché detta così
si fa fatica magari a seguire il tutto. Vabbè, mancavano solo le slide. Ci spostiamo direttamente sulla piattaforma, come vuoi. Sì, facciamo degli esempi operativi. Ad esempio, tu adesso hai spiegato le variabili, andiamo in piattaforma, tanto poi c'è il manuale e se lo Sì, possono sì, sì, sì. rivedere, però cerchiamo di far capire come si può utilizzare realmente l'expert, quindi ci sono degli esempi operativi che possiamo fare già sul mercato, adesso io vedo euro-franco, no? Allora, mettiamo il caso, euro-franco, no? Lo vediamo che in una fase di eccesso, magari chi segue l'analisi retail sa, visto che ci sono comunque molti che seguono anche quel tipo di analisi, sa che c'è un potenziale eccesso su euro franco, cioè questo cambio è sceso tantissimo, sta scendendo da diversi mesi e ha creato una sorta di eccesso retail con delle posizioni enormi sul lato long, siamo oltre il 90%, e quindi magari da qui a qualche settimana può dare un respiro. Adesso, vuoi per l'analisi retail, vuoi per un altro tipo di analisi che voi magari avete fatto da soli e quindi magari avete intercettato un eccesso, io voglio capire come faccio a lavorare un potenziale respiro di Eurofranco con questo tool che tu stai presentando, quindi con il Pyramid Grid. Allora, beh, praticamente potremmo, diciamo, approcciarci o utilizzando uno standard grid o un pyramid grid statico, dinamico che sia. Ovviamente veniamo da un eccesso, ha fatto una discesa molto importante, siamo in una situazione di trading range, ipotizziamo di voler entrare a rialzo. Beh, nel menu possiamo impostare, beh, un rischio dello 0,5% su ogni singola posizione. Decidendo di entrare con quattro posizioni andremo a rischiare il 2% sul nostro conto. E poi andremo ad attivare eventualmente le posizioni, dovranno avere una distanza di due, come moltiplicatore, due volte la TR, ok? E mettiamo lo stop molto lontano, tipo 500 Cioè, pip. quindi io qui sto scommettendo che Eurofranco da qui a qualche settimana magari un respiro me lo dà, però ovviamente nessuno può essere sicuro, quindi io vado a spalmare quello che era il mio rischio, deciso a priori con una sola size che magari era del 2%, decido di fare quattro entrate con un rischio dello 0,5, però su livelli diversi, no? Perché tu hai anche la funzione ATR. Quindi Abbiamo usato un moltiplicatore 2, quindi avremo una distanza. Poi siamo anche su un time frame H1. Sicuramente le posizioni, gli ordini che entreranno in macchina avranno una distanza minima di 20-30 pip, presumo. Poi vedremo eventualmente la TR. Però diciamo che entriamo in standard grid e impostiamo i quattro ingressi in buy. Ci viene posta la domanda. Una volta che confermiamo, lui sopra al setup rialzista, che comunque è l'alternarsi di candela rialzista e ribassista, quindi questo alternarsi decreta quello che è il setup rialzista, e l'expert andrà a posizionare X point pip come break, come margin break, in questo caso due pip, sopra il massimo impostato trovato dall'expert, ok, quindi quindi sopra il massimo di quella candela verde che stai due segnalando pip. lì, ha calcolato 2 pips. E Ovviamente, ovviamente seguirà il prezzo, no? in questo caso sì, nel momento in cui si dovesse, per ipotesi, continuare a scendere e andando a creare comunque altri setup rialzisti, andrà a correggere l'attuale posizione seguendo il prezzo, quindi andranno comunque pian piano a scendere. Viceversa, nel momento in cui verrà toccata, le successive posizioni che andranno comunque ad aprirsi dovranno rispettare la distanza minima, in questo caso due volte la TR, dalla posizione per l'appunto appena entrata. Quindi se noi andiamo per esempio ad impostare una TR, giusto per far capire anche 10 periodi, allora gli ultimi 2 giorni il massimo è 11 pip. Quindi con due volte la TR le posizioni dovranno distanziarsi almeno 22 pip. Almeno 22 Perché pip. tu hai messo 2 volte. Ovviamente quel parametro non lo possiamo cambiare. Puoi vedere come cambiare il parametro? Qui nella distanza di R potremmo aggiungere, beh, in questo momento è impostato 2, ma possiamo fare 1, possiamo fare mezzo, possiamo fare anche 5, 10. Decidiamo noi quanto devono distanziarsi in funzione della TR le posizioni che andremo ad aprire.
Quindi io in questo caso ho quattro operazioni con un rischio già predeterminato di 0,5 e queste quattro operazioni saranno distanziate una dall'altra con circa 22 pips di, se rimane questo l'ATR, Minimo ovviamente. 22, minimo 22, perché poi magari Minimo. prende un'accelerazione, magari fa 50-80 pip a rialzo o a ribasso, e al presentarsi di nuovo swing rialzista dovrà comunque, come detto prima, rispettare la distanza minima. Se ci troviamo 80 pip, la distanza minima è 22, mi andrà ad aprire una posizione magari 80 pip sotto. Però lo spazio che si andrà a creare tra le due posizioni, se nel momento in cui si andranno a creare ulteriori swing rialzisti e rispettando comunque la distanza dalle precedenti posizioni che sono in macchina, se nel momento in cui confermerà questo, mi aprirà anche una terza posizione nel mezzo delle due posizioni già aperte, creando in qualche modo una sorta di griglia. Non so se mi sono Esatto, spiegato. quello che un po' cerchiamo in questo caso, perché sono già quattro operazioni determinate con un rischio dello 0,5. Quindi supponiamo che poi entrano e io volessi decidere un target di uscita, perché qui io adesso posso anche, io ho finito la mia analisi, no? Quindi adesso farà tutto Potremmo, l'antigrill. perdonami, mi sento. Potremmo comunque, ovviamente, a seguito delle nostre entrate, attivare attraverso la gestione trade il break-even, per evitare per l'appunto che magari se ne entrano più di una, non ci troviamo magari con un mercato che ci viene contro, dopo magari aver avuto delle posizioni che potevano essere messe a break-even, in modo tale da ridurre quello che è la nostra esposizione sul mercato. Certo, abbiamo deciso di rischiare il 2% su tutte le posizioni, ma se il mercato ci va a favore e nel momento in cui non dovessimo attivare il break-even, magari potevamo evitare di perdere due posizioni perché potevano essere chiuse a break-even, invece ce le troviamo tutti in perdita. Quindi andando ad attivare il break-even, evitiamo per l'appunto, in caso il mercato ci vada contro, evitiamo per l'appunto di perdere su più posizioni. Potremmo Ok, anche attivare. spieghiamolo un po' meglio con una linea. Metti una linea a 22 pips da quell'entrata. Ok. Allora, ipotizziamo che il mercato va a favore. Nel momento in cui il prezzo raggiunge questo livello, tratteggiato oro, arancione, dir si voglia, praticamente cos'è che fa? Da questo momento potrebbe, nel momento in cui si vanno a creare e a formare i swing rialzisti, potrebbero, diciamo, aprirsi nuove posizioni buy, ok? Però nel momento in cui mi si va a aprire una seconda posizione, automaticamente questa, con il fatto che c'è il break-even attivo, quest'ultima mi viene messa a break-even. Quindi avremo questa posizione che verrà messa a break-even. 1 o 2 pip a seconda di quello che abbiamo impostato nell'expert, sopra, in questo caso una buy, sopra il nostro punto di ingresso. Cosa succede? Ipotizziamo che il prezzo apre una seconda posizione e poi ritraccia. Nel momento in cui il prezzo dovesse tornare indietro e magari prosegue a ribasso, avremo comunque soltanto una posizione da gestire. Viceversa, se non avessimo messo a break-even, ci troveremmo con un mercato che ci va contro e con un'esposizione attuale di due posizioni entrate con un rischio dell'1% sul conto. Quindi, per evitare appunto queste situazioni, si può per l'appunto attivare il break-even ed eventualmente, nel caso in cui anche il trailing stop in breve andrà a continuare a spostare il nostro stop profit, seguendo il prezzo in base sempre al moltiplicatore impostato nelle variabili esterne. Questo è il caso soprattutto quando poi entriamo con un rischio maggiore dello 0,5, perché in questo caso l'hai specificato, il rischio totale, prendendo lo stop che è molto largo, sarebbe del 2%, però se decidiamo di entrare molto più pesanti per singola entrata, perché dall'expert si può impostare un rischio su singola entrata, giusto? Quindi quello 0,5 che fai, se fai rimetti un attimo le variabili esterne. Praticamente, quando si decide il rischio, il rischio che si andrà a impostare è per ogni singola entrata. Il rischio in questo Quindi caso quello 0,5 0,5. di esatto, quindi per ogni singolo pallino verde. In questo caso, quattro entrate, andremo a rischiare il 2% una volta che tutti gli ordini saranno entrati in macchina come posizione ferma. Ok, pensiamo invece adesso ad uscire dal mercato, perché diciamo, l'impostazione, l'entrata a mercato l'abbiamo impostata con i pallini. Dobbiamo decidere dove uscire, sempre in base alla nostra analisi.
E quindi fare tutto all'expert, perché magari noi abbiamo fatto l'analisi, quindi non vogliamo poi stare davanti al grafico aspettando che vada su determinati livelli, e possiamo impostare quindi delle situazioni di uscita dal mercato. Come si fa? Mettiamo, adesso facciamola molto semplice. Voglio uscire su quel massimo lì che vedo del... Questo massimo in alto. 30, cos'è? 1,04 e circa, esatto. 30. Ok. Beh, qui potremmo ovviamente utilizzare i livelli, in questo caso il livello target, ed eventualmente in seguito anche il livello di cancellazione ordine nel momento in cui il prezzo ci dovesse andare contro. Esatto, facciamo... il livello target. Qui, beh, esatto. Ci viene chiesto la domandina, vuoi impostare i livelli target? In questo caso noi andiamo a decidere, diciamo di sì, e quindi ci chiederà se attivare un livello target superiore o inferiore. In questo caso superiore, perché il livello in questione che ci interessa a noi è al di sopra del prezzo che sta battendo in questo momento. Quindi diciamo di sì, poi ci chiederà nuovamente se eventualmente vorremmo attivare un livello target inferiore. In questo caso non ci interessa. Il livello target... Questo praticamente ci permette di poterlo posizionare, si può muovere, possiamo scegliere il nodo che posizionarlo, e praticamente, adesso al momento non è entrata nessuna posizione, ma nel momento in cui entrano gli ordini ci viene detto esattamente se quanto potremmo guadagnare nel momento in cui il prezzo raggiunge il nostro livello. Qui possiamo decidere se, che cosa? Se smezzare, al tocco del livello, se smezzare le nostre posizioni, se chiudere tutte le posizioni, se attivare il trailing nel momento in cui non l'abbiamo attivato. Ok, mettiamo caso, arriviamo qua, possiamo decidere di smezzare le posizioni che abbiamo in macchina ed eventualmente in questo momento attivare anche il trailing. Quindi andiamo a portarci in tasca, a metterci in tasca già un piccolo profitto, ed attivando il trailing andrà a gestire le posizioni cercando di ovviamente non chiuderle a break even, per appunto, portando un piccolo ulteriore profitto nel momento in cui il prezzo ci va a favore. Potremmo anche... Scusa se ti interrompo, ma smezza buy si intende comunque ovviamente sulla singola operazione, cioè se da 0,10 sarà 0,05, va da sé che se abbiamo 0,01 non è possibile smezzarla. No, infatti, purché sia maggiore di 0,1 per intendere, 0,01. Ok. In questo caso ipotizziamo di voler chiudere tutto, quindi una volta che ci raggiunge il nostro target, chiudiamo tutte le posizioni attualmente entrate in macchina. Ma ipotizziamo per sfortuna, errore nell'analisi, notizie di tutto e di più. Allora in questo caso, per evitare per l'appunto con il fatto che sia entrato una o più posizioni, potremmo eventualmente evitare di entrare con le rimanenti, e per fare questo basta attivare appunto il livello di cancellazione ordini. Qua ci chiede per l'appunto se vogliamo attivare i livelli o modificare i livelli di cancellazione. Il livello di cancellazione in questione è per gli short, no. E per i long, ci chiede se appunto vogliamo attivare il livello di cancellazione per gli ordini long, diciamo di sì. Abbiamo anche la possibilità di poter anche impostare un livello temporale, di cancellazione ordine temporale. Praticamente si andrà a formare una linea verticale, ok, che nel momento in cui il prezzo raggiunge quel livello, potremo decidere se cancellare gli ordini in macchina, quindi tutti, che siano buy o sell, o addirittura cancellare solo le buy o solo le sell. In questo caso non ci interessa. Quindi andiamo ad impostare il livello di cancellazione. Ho attivato anche quello superiore? Sì, sì. Sono messo male, perdon, scusatemi. Però in quel caso può essere anche utile, no? Nel senso che magari se io metto superiore e non mi sono entrati tutti i pallini, però lui è già arrivato sul mio target che mi ero prefissato, quindi quel livello, è anche giusto che mi chiuda quegli ordini, cioè che non mi fa entrare mai più alto, no? Però in quel caso hai fatto bene a dire questo, Giuseppe, e ti ringrazio perché comunque hai spiegato bene bene nel manuale. Però il livello di cancellazione ordini inferiore cancella soltanto le long, mentre okay, quello superiore cancella soltanto le short. Però è per quello che nelle domande è specificato cancellazione ordini long o cancellazione ordini short. Questo perché seguendo comunque una certa logica mi sembrava abbastanza normale, mentre se nel momento in cui volessi utilizzare il livello di cancellazione ordine temporale, avrò per ipotesi, anzi lo attiviamo per almeno vediamo di cosa stiamo parlando, quindi vuoi creare il livello di cancellazione ordine? No, no perché già c'è, ok. Questo livello, ipotizziamo che il prezzo non mi va a toccare questo livello qua inferiore, però dico, se dopo 2 o 3 giorni non mi è andato a target,
preferisco uscire perché non voglio star lì a dilungare troppo. Questo sai quando è ottimo? Adesso, proprio in questo periodo natalizio, dove c'è poca liquidità e magari noi ci scordiamo di aver attivato gli ordini, con questo livello verticale noi possiamo dire che se non mi entrano entro, che ne so, il 24, di cancellarmi tutti gli ordini. Guarda, qui... questa è un'ottima cosa. Per puro caso ho proprio posizionato il livello di cancellazione temporale, livelli temporale, praticamente il 23 dicembre alle ore 5. Esatto. Quando più o meno... Perché dopo non ha più senso, perché aumentano gli spread, aumenta, c'è poca liquidità, quindi si rischia di entrare con una esecuzione peggiore. Quindi ottima cosa di aver aggiunto quello temporale. Come no, io questo non mi voglio prendere i meriti, me l'ha detto e suggerito Salvatore, che saluto. Me l'ha consigliato lui. Quindi... E su M24 mi sa che non ce l'abbiamo. Non mi ricordo di no. Ma... Comunque no, è un'ottima cosa anche quella dell'aggiunta del livello temporale di cancellazione. Abbiamo i tasti rossi servono per cancellare l'eventuale livello, se nel caso in cui decidiamo che non serve, mentre con questo tasto abbiamo la possibilità di cancellare solo ordini buy, solo ordini sell o eventualmente tutti gli ordini impostati, se nel caso in cui dovessimo avere sia le buy che le sell in macchina. Allora, giustamente come dicevamo prima, nel momento in cui non mi va target, però il prezzo mi dovrebbe scendere e va al di sotto per ipotesi dell'1,3, ok, a questo punto mi cancelli tutti gli ordini che ancora non sono entrati. Per ipotesi, mi entra questo ordine che è già piazzato. Ipotizziamo che il prezzo sale, mi prende l'ordine e poi pian piano scende. In quel momento mi troverei con tre ordini ancora non entrati e in quel caso mi andrebbe a cancellare questi tre ordini in modo tale che rimango soltanto con uno. Poi da lì in seguito cercherò di decidere se cercarlo di recuperare o eventualmente chiuderla in perdita. Ok, perfetto. Quindi questa è un po' la gestione, diciamo, di una situazione del genere, quindi con un eccesso, diciamo, clamoroso su Eurofranco, dove cerchiamo appunto di costruire una griglia molto sensata, perché 0,5 di rischio per ogni ordine, e quindi questa è una situazione, diciamo, dove va l'expert a gestire man mano che si creano gli swing, quindi quell'alternanza di ordini, quell'alternanza tra candele verde e ribassiste. Mentre se io volessi fare una vera piramidazione, cioè quindi mettiamo che questo per me è un livello fantastico di Eurofranco, che da qui magari ai prossimi giorni si fa una sparata di, che ne so, di due figure, quindi di 200 pips, e io non mi voglio perdere questo potenziale a lungo, quindi non voglio aspettare che si creano tutti gli swing, ma voglio entrare con sempre quattro operazioni, però ti faccio questa richiesta qui: quattro operazioni con un rischio del 2% per operazione, però io non voglio rischiare l'8% complessivo, cioè io voglio che ogni mia operazione sia sempre con un rischio del 2% in piramidazione. Si può fare questa cosa? Sì, allora, ho modificato senza spiegare, scusatemi. Giustamente adesso Giuseppe ha, diciamo, deciso di voler aprire, in questo caso in piramidazione, poi lo vedremo, quattro posizioni, però anziché rischiare mezzo punto, il 2% per ogni singola operazione. Allora, per fare questo cosa facciamo? Abbiamo modificato dal mezzo punto al 2%, andiamo a decidere di entrare non in modalità standard che apre posizioni, diciamo, randomiche, quindi al susseguirsi dei vari swing, mantenendo la distanza minima dettata dal TR, ma andremo ad aprire. Lo vuoi in standard, in piramidazione statico o dinamica? No, puoi lasciarla adesso, tanto comunque non ce la farà a creare nuovi swing. Io voglio entrare sopra quel massimo lì che abbiamo visto prima, quindi lasciala statica. Statica, 4 buy. Allora, in questo caso l'expert, avendo, diciamo, deciso di voler aprire le quattro posizioni utilizzando la modalità pyramid grid statica, al swing che che ha individuato e che ha trovato in questo qua, che è l'alternanza della candela rialzista ribassista, ha posizionato i quattro ordini a una distanza minima di due volte la TR, due volte la TR. Quindi ad ogni posizione abbiamo una distanza, se ricordo bene, di circa 22 pip. Ok. Sì. Io vi dico che questa è la mia modalità preferita, che utilizzo sempre su H1, però non con due volte la TR perché è troppo lungo,
ma lo faccio con una volta l'ATR su H1. E poi la posso modificare? Però, a parte che è soltanto, diciamo, per... Sì, adesso solo per dire, però la potete modificare, quindi facciamo il caso, io voglio uno, quindi vediamo come si fa. Diciamo che cancelliamo e proviamo a impostare, anziché distanza 2, mettiamo 1. È una cosa importante che se non vado dato non ho spiegato nel manuale, eventualmente lo andrò a spiegare. Quando mettiamo distanza TR, factor ATR, così come anche per il break-even, così come anche per il trial, vi consiglio di tenerli sempre uguali o eventualmente anche leggermente sotto. Ok, però almeno uguali, in modo tale che comunque quando entrano le seconde posizioni, ok, vengono messe le precedenti almeno a break even. Questo è importante. Ok, è un'altra cosa che ti chiedo, però io lo stop loss non lo voglio così largo, ma voglio che mi venga calcolato automaticamente in meno 1, così spieghi anche che cos'è. Ok, meno 1. E sarebbe come moltiplicatore una volta la TR. Però in questo caso, utilizzando la TR, andrà a posizionare lo stop al di sotto del minor minimo tra i due giorni, cioè il giorno attuale e quello precedente. Adesso beh, cominciamo già così poi andremo a mostrare dove andrà a posizionare lo stop loss. Allora, praticamente, come abbiamo detto prima, ha posizionato lo stop, in questo caso penso che siano 11 pip, perché prima erano 22, adesso sono poco più di 11, 11 pip, 12 pip sotto questo minimo. Perché una volta la TR. Se gli diamo una certa tolleranza, non andiamo a mettere lo stop poi sotto al minimo, ma lo calcoliamo. Se deciso per il punto, magari due volte la TR, l'avrebbe posizionato 22 pip sotto. Ovviamente per quanto concerne il discorso del pyramid grid, che sia dinamico, che sia statico, conviene giustamente ricordarsi di attivare quello che è il break even, in modo tale che nel momento in cui entrerà la prima posizione, in seguito la seconda, metterà la precedente a break even, in modo tale da avere sempre l'esposizione sempre soltanto su una posizione, no? Nel senso che se comunque il prezzo mi dovesse tornare dietro, si chiuderebbe a break even alla precedente e rimarrei soltanto con una posizione come rischio, no? Quindi sempre il 2%, anziché magari l'8% nel momento in cui ci dovessimo dimenticare di attivare questa funzione, che è la gestione appunto dei trade. Sì, questo diciamo che è, appunto, dicevo, la mia modalità preferita. Chi seguo su Discord ha visto quante piramidazioni ho fatto nei diversi mesi e anni, visto che comunque è da tantissimo che lo utilizziamo. Quella che è la mia, per quella che è la mia esperienza, diciamo che 3 ingressi alla volta su un H1 è molto, molto fattibile. Capita spesso di vedere tutte e 3 le diciamo entrate in guadagno e ovviamente le prime 2 a break even. Quindi qual è il grosso il rischio? È che ovviamente puoi rimanere appeso con l'ultima entrata e quindi magari quella buy che non so il livello è a 1.04 e 40 se non vedo male, la buy stop, no, sali all'ultimo. Esatto. Sì, mettiamo lo scenario peggiore e può essere questo, che appunto si ha una magari banda dalla tua parte e ti trovi con quella buy stop appesa che perderà un po' di più rispetto alla prima entrata. Però lo scenario favorevole è auspicabile, soprattutto questo che si fa anche sugli indici che hanno movimenti molto più direzionali anche loro. Si può comunque avere il vantaggio di massimizzare i profitti, mantenendo però il rischio sempre poi concentrato su quello che era la scelta iniziale, che in questo caso era del 2%. Quindi è un qualcosa di molto, che a me piace particolarmente, è una specie, una sorta di anti-martingala, se vogliamo. Anche qui quindi io posso mettere un target, giusto? Certo. Qui andremo a posizionare il target superiore, quello inferiore non ci interessa, e lo andiamo a posizionare come visto prima. Qui dobbiamo un po' cercare un target un po' maggiore con le piramidazioni, quindi quello che faccio io magari è ci spostiamo, metti un grafico di Eurofranco, allora, a parte. Eurofranco. Allora, mettilo su un daily, visto che siamo andati su un H1, ci andiamo a cercare magari, metti anche weekly, visto che sta scendendo da diverso tempo.
mettilo su weekly. Weekly. Possiamo magari andare a prendere non quello che è troppo vicino, magari è, ecco appunto il primo swing che è quell'area lì, di area 1.0597. Quindi, e quindi potremmo decidere eventualmente di uscire lì. Quindi circa 1.06. Ovviamente non è un consiglio, sto facendo un'analisi estemporanea adesso. E anche qui si ripropone quello che è il, diciamo, le funzionalità, quindi smezza bike di tutto. Sì, okay. Sì, ma si deciderà poi cosa si vuole fare una volta raggiunto il livello, che potremmo per l'appunto o chiudere smezzando le bike e magari attivando il trialing in modo tale che se il prezzo arriva qua vengono, diciamo, gestiti i trialing e magari ci troviamo con tutte le posizioni più o meno in questa zona. Così magari se ci va ancora nella nostra direzione si può auspicare di fare qualcosina di più, ok, nel momento in cui andrà a ritracciare eventualmente ci chiede tutto in stop profit. Ok, allora abbiamo spiegato un po' le modalità e purtroppo il tempo è già, siamo già molto molto limitati come il tempo. Io direi, Federico, se sei d'accordo, visto che queste sono le funzioni principali dell'expert e anche gli esempi che hai fatto su euro-dollaro e se non sbaglio anche il gold sono abbastanza simili, io direi, allora facciamo un'analisi su un indice e facciamo una cosa, allora prendi un indice, può andare bene anche il Nasdaq. Ok. Oh, cancella tutto questo. Ok. Voglio farti fare una cosa. Bisogna aspettare. Allora, partiamo da un grafico daily sul Nasdaq. Un grafico daily sul Nasdaq. Però magari lo apri senza il pyramid grid. Oh, facciamo questo esempio e poi uno random sul in scalping. Adesso però facciamo sul Nasdaq. Quindi daily. Ok. Già si trova su un supporto che magari, allora, ecco, proprio siamo fortunati, quindi adesso siamo su questo supporto daily e pensiamo che da qui a nei prossimi giorni possa fare un respiro. Però ti volevo far attivare un livello di attivazione, quindi scegliamoci lo swing inferiore a questo sul daily. Guarda, ritorna sul daily. Cancelliamo tutto così magari facciamo un po' di pulizia. Quindi abilitiamo un livello di attivazione. Ok. E quello inferiore, giusto? Inferiore. Però evitiamo di entrare con le solite buy limit, no? Perché abbiamo visto un mercato che sta scendendo e vogliamo andare a comprare su un ribasso. Con l'anti-grid possiamo evitare di magari entrare con un coltello che cade, no? Però quel livello lì che tu stai adesso segnando ci piace particolarmente, quindi se lo va a ritestare, noi da lì vogliamo entrare long. Quindi come si fa? Ma in questo caso cosa preferisci, la versione standard o che cosa che preferisci? Ma al di là della versione che tu scegli, facciamo la modalità standard dove va a ragionare su quei livelli, facciamo anche 5 entrate per dirti. Ok, vediamo un attimo come è stato impostato, giusto per la distanza TR, questo qua lo correggiamo, mettiamo 2. Rischio sul denaro 50 euro per ogni posizione. Esatto, facciamo un rischio, sì. Ok, rischio sul denaro. Andiamo quindi, abbiamo attivato il livello di attivazione. Vogliamo fare 4 entrate, hai detto, giusto? Sì. Ovviamente. E quindi tu la prima cosa che hai fatto è attivare il livello di attivazione inferiore. Poi ovviamente sei andato a posizionare su quel livello lì che è 14.000, no, 15.000. E quasi 500, 496. Ovviamente l'expert giustamente riconosce che in questo momento si trova in stand-by perché ci sono i livelli di attivazione e lui giustamente ci chiederà, vuoi comunque aprire e impostare le 4 buy? Nel momento in cui andiamo, diciamo, gli diciamo di sì, queste posizioni verranno gestite soltanto nel momento in cui toccherà per l'appunto il livello. Ovviamente diciamo di sì, imposterai 4 pallini
e nel momento in cui il prezzo raggiungerà, al susseguirsi dei vari swing rialzisti, andrà a posizionare quelli che sono i nostri pendenti, in questo caso le buy stop. È ovvio che se il prezzo dovesse continuare a scendere, come abbiamo detto in precedenza, l'expert seguirà il prezzo, quindi al susseguirsi dei vari setup rialzisti continuerà a spostare eventualmente l'ordine precedente piazzato, che è stato piazzato in precedenza. Beh, lì, quindi non entra con dei buy limit, deve essere chiaro questa cosa qui. Non è che se tocca la linea lì dove c'è scritto attivazione inferiore si mette con le buy limit, no. Inizia a ragionare da lì, quindi si devono creare una serie di alternanza di candele verdi con le rosse. Quindi se siamo fortunati, tra virgolette, continua a scendere senza soluzione di continuità e poi ci dà dei livelli migliori, siamo capaci di entrare magari anche molto più in basso rispetto a quella che era l'ipotetica entrata con la buy limit, perché ovviamente lì se il prezzo continua a scendere tu sei posizionato con le buy limit, ti prendi il prezzo comunque appena tocca appunto il tuo ordine. In questo caso qui invece si dà diciamo una sorta di filtro che appunto, come ha fatto Fedele, se si mette su un 5 minuti è molto difficile che si possa perdere l'occasione magari di vedere un rimbalzo, cosa che praticamente ha già fatto, perché comunque siamo arrivati un po' in ritardo, ma se vogliamo quel livello lì l'ha già appunto preso oggi, no? Quindi infatti cancellato erano per l'appunto delle buy che erano state messe in macchina in funzione appunto a un possibile rimbalzo, respiro che si sarebbe verificato nell'eventualità su quel livello. Ovviamente adesso alzalo un pochettino così facciamo capire dove sarebbe entrato. Allora praticamente io ho fatto l'entrata qua e poi alla fine mi ha dato leggermente contro, ma poi ne avevo posizionato uno o due, se non mi ricordo, probabilmente non c'è neanche la distanza minima della TR e quindi non mi ha aperto una seconda posizione qui in basso. Però diciamo che poteva essere, nel momento in cui toccava questo, avrebbe fatto un ingresso qua in alto, perché il primo swing dopo il tocco, più o meno questo, il primo swing rialzista era questo, un paio di pip sopra avremmo trovato il primo ingresso, in questo caso saremmo stati in profitto se l'avessimo fatto prima. Però ovviamente, come hai visto anche nei vari casi, negli altri casi, ovviamente se qualora dovesse rompere il livello e continua a scendere, potremmo anche decidere che è intorno ai 15.250 per ipotesi e quindi il nostro scenario decade e quindi gli eventuali ordini non entrati ancora potremmo cancellarli, sempre quel famoso livello di cancellazione ordini. Questa è una cosa che si può comunque impostare, così come anche il livello target. Potremmo anche benissimo dire raggiungimento di questo massimo visto in precedenza, potremmo anche decidere di chiudere le posizioni entrate. E se io volessi entrare short su quel livello che hai fatto vedere tu, perché abbiamo fatto vedere solo long, allora short si può fare in corso d'opera? Sì, allora possiamo benissimo dire che facciamo due entrate nel momento in cui arriviamo su questo al tocco. Ok. No, dove sei arrivato prima, io voglio entrare più in alto sell. Quindi voglio un livello di attivazione inferiore, questo qui per le long. Però se continua a salire e appunto arriva lì dove sei adesso, voglio entrare sell. Certo. Allora attiviamo il livello di attivazione superiore. No. Adesso col fatto che il mercato è un pochino più lento. Allora, mettiamo caso che arriviamo su questo livello. Adesso mi ha cancellato gli ordini perché mi ha cambiato alcune cose. Allora, impostiamo ancora le famose 4 buy e le due sell. Qui potremmo benissimo dirgli che al tocco del livello di attivazione superiore decidiamo di fare soltanto le sell. Viceversa, al tocco del livello inferiore decidiamo di fare soltanto le buy. Oppure potremmo decidere, utilizzando il tasto a fianco, di dare una priorità. Eventualmente, se mi raggiunge questo livello, do priorità alle sell, ok? O gli dico di fare la prima sell e poi quello che esce in funzione di swing, oppure gli do priorità fissa alle sell. Viceversa, in basso posso fare l'opposto. Posso dare o la prima entrata buy o addirittura dare priorità alle buy. Questo cosa vuol dire priorità buy e priorità sell? Che praticamente nel momento della priorità sell dovremmo comunque trovarci sempre con un numero maggiore
di posizioni entrate in macchina rispetto alle buy. Quindi in questo caso cosa succederebbe? Che le seconde, una volta entrate le prime due posizioni, più di due posizioni buy non potranno entrare. Le successive potranno entrare soltanto nel momento in cui le due sell si andranno a chiudere in profitto o in perdita. Viceversa, nel caso... sorta di hedging, no? Quindi dovrebbero essere 4 buy e 4 sell per stare... Sì, evento nel... Viceversa, nel momento in cui il prezzo dovesse raggiungere il livello di attivazione inferiore, avendo dato priorità buy, come detto in precedenza al contrario, entreranno prima le buy e comunque le buy dovranno essere sempre maggiori rispetto alle sell. Quindi entreranno magari due o tre posizioni buy e poi magari al presentarsi di un swing ribassista mi fa il primo ingresso sell. Però nel caso in cui... E questo è un po' complicato, ma purtroppo non abbiamo più tempo... manuale. Esatto, quindi stavo rimandando al manuale, però facciamola semplice. In questo caso, quindi, io ho delimitato un box con i due livelli di attivazione, sotto voglio entrare solo buy e sopra solo sell. Quindi in questo caso io sto puntando su dei falsi breakout, no? Perché magari mi va a prendere quel minimo e da lì io voglio lavorare buy. Ma posso anche fare, invece, puntare sul breakout che vada magari a buon fine, quindi decidere che sotto voglio fare solo le sell e quindi magari lavorare sulla debolezza e sopra sulla forza. Quindi posso invertire quei due pulsanti, giusto? Quindi posso fare oco sell dove c'è scritto buy. Sì. E viceversa. Qui fa un breakout e lì sopra un breakout rialzista e quindi lavoro sulla forza. Quindi non più sul falso. È a descrizione della rottura del trading. Sul proseguo del movimento. Ok, perfetto Fedele. Allora io direi che siamo riusciti a spiegare un po' meglio, spero. Mi auguro che sia stato più facile. Ma è sempre difficile perché sono tante cose, però io vi assicuro che una volta che lo provate, giocate un po' sul demo, non ne fate più, non potete farne più a meno, perché è veramente molto molto professionale come tool. Se posso aggiungere qualcosa, Giuseppe, sembra complesso, articolato, che solo a vederlo magari uno dice è qualcosa di troppo difficile da capire, lasciamo stare. E no, io posso garantire, non perché l'ho fatto io per amor del cielo, ma così come anche l'expert che ha fatto Salvatore, sono molto intuitivi. Una volta capito i concetti base, e diventa semplice adoperarlo e utilizzarlo. Quindi poi, come ha detto prima Giuseppe, per l'appunto, una volta che lo avete e lo provate, verificate per l'appunto che non c'è nulla di cui preoccuparsi, ma rimane abbastanza, diciamo, intuibile il fatto di aprire delle posizioni, così come anche la scelta della modalità, la possibilità di poter attivare eventuali livelli di attivazione, target, cancellazione. È tutto abbastanza, diciamo, logico l'utilizzo che l'expert, diciamo, dà, nel senso che comunque non c'è nulla di difficile. Esatto. Poi con il manuale, appunto con la pratica in demo, visto che ve lo diamo senza limitazioni, quindi sì. Non è che ve lo facciamo provare una settimana e poi stop. Potete provare tutto il tempo che... Un anno. Che ogni 3 mesi, eventualmente se c'è qualche bug o aggiornamento, metto comunque una sorta di scadenza trimestrale, però giustamente per chi l'adopera magari cercherò di avvisarlo in precedenza, oppure magari metterò anche una sorta di comunicazione attraverso magari l'expert stesso, non è un problema. Però, ripeto, sono questi sorta di 3 mesi teorici, non che il programma smette di funzionare, però diciamo che ovviamente è per tenerlo, per far sì che appunto la gente, gli utenti abbiano sempre comunque un expert il più affidabile possibile, perché se qualora vi fossero bug vengono comunque corretti e l'utente comunque si trova, diciamo, un programma che funziona privo di bug. Poi comunque il manuale l'ho fatto perché, come detto in precedenza, visto il precedente webinar, mi sono reso conto per l'appunto che alcuni concetti non erano chiari e venivano lasciati... Però nel primo webinar comunque sono spiegati bene, quindi andatevelo a rivedere. Io comunque domani vi mando la registrazione, quindi a tutti gli utenti che erano registrati per il webinar, con le indicazioni per come avere ovviamente l'expert e il manuale. Quindi aspettate l'email che vi invierò domani mattina, penso. Va bene, ok, grazie a tutti e io vi auguro una buona serata. Grazie Fedele. Grazie a tutti voi, grazie Giuseppe. Buona serata a tutti.
A presto. A presto.